Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'evoluzione che Destiny subirà durante l'anno 3. Vi dico subito che questo non sarà uno dei soliti video in cui andremo ad elencare tutte le novità che appunto sono state rilasciate con l'ultimo VDOC, che per chi non lo sapesse è stato pubblicato oggi alle 18, ma sarà più che altro un video di discussione per quanto riguarda il progetto che Bungie sta portando avanti nell'anno 3 di Destiny 2. Partiamo subito dalla prima novità che riguarderà la storia di Destiny durante l'anno 3. A detta degli sviluppatori di Bungie, questa è stata resa più coinvolgente e dovrebbe darci la sensazione di farci sentire autori degli eventi che stanno effettivamente accadendo all'interno del mondo di gioco. Una modifica che infatti ho molto apprezzato per quanto riguarda appunto lo sviluppo dell'anno 3 è che le intenzioni di Bungie sono quelle di evolvere continuamente lo stesso mondo di gioco, ovviamente magari aggiungendo qualche pianeta ogni tanto, ma non stravolgendolo mai. E modificando quindi i vari scenari che andremo a visitare e magari abbiamo anche già visitato in base a cosa succederà all'interno della storia del gioco. L'intenzione infatti di Bungie per quanto riguarda l'anno 3 è quello di raccontare un'unica grande storia, che ovviamente si dividerà nelle varie espansioni, ma che comunque avrà un unico filo conduttore, e andrà a terminarsi nella stagione 11, in cui è stato detto che vedremo qualcosa di mai visto prima all'interno di Destiny. In particolare, nella stagione 8, che è quella che appunto andremo a giocare a partire dal 5 ottobre, ci troveremo di fronte ad un'invasione Vex che verrà appunto sventata alla fine della stagione. Un esempio che comunque vi posso fare riguardante la modifica del mondo di gioco, appunto al pari passo con lo svolgimento della storia, è il fatto che in questo VDOC abbiamo già visto varie attività e scenari a noi già comuni, rivisitate appunto in stile Shadowkeep. Un esempio lampante è la presenza dei campioni all'interno dei Calanot, dei boss particolari che a detta degli sviluppatori potremo uccidere solamente tramite l'artefatto stagionale, ma di cui ancora non sappiamo quanti dettagli. E diciamo che interrompiamo qui la parte informativa del video, andiamo adesso a parlare dei pareri che abbiamo noi riguardo appunto quest'anno 3. Infatti all'interno del VDOC di oggi, gli sviluppatori terminano il loro discorso dicendo che la stagione 8 sarà solamente le fondamenta di tutto quanto la storia che si svolgerà all'interno dell'anno 3, che inizierà a carburare nella stagione 9, ma che vedremo pienamente attiva dalla stagione 10 alla stagione 11, in cui come già detto potremo assistere a un gran finale. Ebbene, cosa ne penso io di questa evoluzione del gioco? Premetto che apprezzo tantissimo l'idea di Bungie di rendere un gioco come Destiny effettivamente un MMO, e incorporando un'unica storia continua, che ovviamente andrà a coinvolgere più ambiti, ma in cui sarà sempre presente un filo conduttore che magari ci spiegherà anche più cose, verrà non solo integrata più lore, quindi comunque un aspetto che verrà approfondito, ma sicuramente la storia sarà più fluida e forse ci saranno meno segreti. Un esempio molto banale che posso farvi riguarda tutte le espansioni che sono uscite quest'anno. Partendo dall'Armeria Nera, entriamo in un posto mai visto prima che si trovava all'interno della torre, luogo base dei Guardiani, e di cui nessuno sapeva niente, e concludiamo regalando un chip a Dada 1 di cui non conosciamo minimamente la funzione. Per quanto riguarda il Ramingo, il rapporto che aveva con i 9 non viene praticamente spiegato, e in generale l'unico accenno che abbiamo per esempio alle ombre di Dior sono la quest Aculeo e Ultima Parola. Stessa cosa accade con l'ultima espansione, nel quale l'imperatore Kalus ci apre le sue porte e diciamo ci addestra ad essere una delle sue ombre, ma tuttavia non ci informa di quale minaccia dobbiamo affrontare. Quindi diciamo che in generale tutte queste espansioni non è che abbiano avuto una propria conclusione, ma hanno sempre lasciato degli sbocchi su varie parti della storia. Sono quindi molto felice che in questo anno 3 si possa concludere tutto quanto, si possa avere un unico filo narrativo che spero non lascerà così tanti vuoti. Se da una parte mi fa veramente piacere però la presenza di questo elemento, dall'altra ho un po' paura per quanto riguarda questa espansione. Partiamo con il presupposto che Shadowkeep dovrà essere all'altezza di Forsaken, che a mio parere è una delle espansioni migliori che per quanto riguarda questo gioco. E già qui le aspettative sono veramente alte. Fatto però che Bungie abbia detto che la stagione 8 sarà solo una fondamenta per quanto riguarda tutto l'anno 3, mi fa preoccupare e mi fa pensare che non sia proprio ricca di contenuti. Che magari certo a livello di storia riesca a spiegare qualcosa di più, ma che a livello di gameplay e di attività fisiche possa scarseggiare leggermente. Al momento sono state dichiarate due quest esotiche, una missione segreta in stile Trono Infranto, un raid e una nuova attività. Per quanto riguarda il crogiolo invece abbiamo tutta la rivisitazione appunto del crogiolo intero e non ricordo se una o due nuove modalità. Dipenderà anche molto dal coinvolgimento che ci darà la storia ed appunto quanto durerà, quanto ci darà effettivamente da fare. Però per darvi un'idea chiara della mia preoccupazione, anche Penumbra alla fine aveva qualche quest esotica, un raid e una nuova attività. Diciamo che sulla carta la differenza sta appunto nell'assalto da parte dei Vex e nella missione segreta.
Essenzialmente però abbiamo fatto questo video non tanto per giudicare la decisione di Bungie, anche perché è ancora decisamente presto, ma per chiedervi il vostro parere. Partendo innanzitutto da questo svolgimento continuo della storia che vedrà tutto l'anno 3. È un'idea che vi piace, è un'idea che non vi piace per niente, diteci appunto tutti i vostri pareri. E ancora secondo voi questo andrà a ripercuotersi sull'espansione di ottobre, magari lasciandoci pochi contenuti in vista appunto di una grande esplosione finale? Vi lascio quindi carta bianca e vi chiedo di commentare veramente a più non posso con le vostre opinioni, perché questo video serve a questo, essenzialmente è una discussione tra noi e voi solamente per chiarire, per avere un'idea appunto di quello che la community effettivamente pensa. Detto questo ragazzi, direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.